Quanti telefonini avete comprato nella vostra vita? Prima bisognava produrre, produrre e poi di nuovo produrre per mandare avanti l'economia. Adesso l'ordine è comprare, buttare, per poi di nuovo comprare. Si chiama obsolescenza programmata e consiste nell'accorciare la vita media del prodotto apposta per poi farne comprare di nuovi. È una storia affascinante e tragica. È il 2003 e l'azienda più prestigiosa al mondo viene portata in tribunale con una causa collettiva. L'accusa è di aver programmato la durata delle batterie per istigare i consumatori a comprarne di nuovi. Quando comprai questo iPod, costava tra i 400-500 dollari. Dopo circa 8 mesi, la batteria si ruppe. Chiamai la Apple per sostituire il pezzo, ma all'epoca la loro politica era quella di dire ai clienti di comprare un nuovo iPod. La Apple ha già venduto 3 milioni di pezzi. Chiedemmo alla Apple una serie di documenti tecnici che riguardavano la durata della batteria dell'iPod. In quel modo ottenemmo molte informazioni sulla progettazione della batteria e sul suo collaudo. Scoprimmo così che il tipo di batteria al litio che si trovava all'interno di questo iPod era stato progettato proprio per avere una breve durata. L'obsolescenza programmata è il desiderio del consumatore di possedere qualcosa di un po' più nuovo, un po' prima di quanto necessario. Così Brooke Stevens, nell'America del dopoguerra, conia il termine obsolescenza programmata. Ma la storia di questo meccanismo della società consumista inizia molto tempo prima e la sua prima vittima è la lampadina. È Natale del 1924. Alcuni gentiluomini in completo gessato si riuniscono per attuare un piano segreto. I principali produttori di lampadine europei e americani istituiscono il primo cartello a livello mondiale. Questo cartello viene chiamato Phoebus. Il loro scopo è quello di controllare la produzione di lampadine e spartirsi la torta del mercato mondiale, ma soprattutto controllare il consumatore. Progettisti e ingegneri vengono indotti ad abbreviare la durata dei prodotti al solo scopo di aumentare la domanda. È la prima volta che si abbrevia la vita di un prodotto per far aumentare le vendite. Quando viene istituito il cartello, i produttori pubblicizzano una durata delle lampadine pari a 2500 ore. Con il cartello, i membri del Phoebus bandiscono tutte le lampadine con una durata superiore a 1000 ore. Viene addirittura creato un apposito comitato, il Comitato delle 1000 ore di vita. Sotto la pressione del cartello, tutte le società membre iniziano esperimenti per creare una lampadina più fragile, che non vada oltre le 1000 ore. Di questo comitato farebbero parte la Philips in Olanda, la Osram in Germania e la Compagnie des Lampes in Francia. Anche se le sue azioni non sono mai state nascoste al pubblico, ufficialmente il Phoebus non è mai esistito. La sua strategia era quella di cambiare nome continuamente, ma quest'ideologia, in quanto istituzione, esiste ancora. Già nel 1928 un'importante rivista pubblicitaria sentenzia: per il mondo degli affari, un capo di abbigliamento che rifiuta di consumarsi è una tragedia. Dopo la crisi del 29, però, la gente non fa più la fila per comprare vestiti, ma per la fama. L'obsolescenza programmata viene proposta come soluzione. E nell'America del dopoguerra, Brooke Stevens propone il suo vangelo: possedere qualcosa di un po' più nuovo, un po' prima di quanto necessario. Oggi l'obsolescenza programmata è parte integrante del programma di studio delle scuole per progettisti e ingegneri. Sono loro a stabilire la scadenza dei prodotti. E il primato è della tecnologia. Emblematico il caso di un ingegnere che scopre che la vita della sua stampante dipende da un chip inserito all'interno. Quando raggiunge un numero di copie prestabilito, si blocca.
Ovunque nel mondo, la gente ha cominciato a combattere l'obsolescenza programmata. Oggi consumiamo 26 volte di più rispetto a 150 anni fa. In passato, l'obsolescenza programmata è stata usata come soluzione per la crisi. Ma il sistema economico si sta scardinando e consumare di più non basta. Non tutti possono permettersi di buttare un cellulare all'anno.